Bentornati alla sesta puntata di Squid Game. L'ultima volta abbiamo visto la rivolta, il gioco della fune. Il ti Ah, ammazzo mentre dormi? esatto. E il complotto, quello là, dell'agente con i venditori di organi. Siamo arrivati al punto in cui il game master ti dice fate quello che vi pare, ma se sgamrate vi sparo. Quindi non fate quello che vi pare, fate quello che dico io. Ha ammazzato praticamente tutti, tranne la gente che non capisco come non viene beccato. Ancora nessuno sa che esista. Quindi quello di questa puntata è il quarto gioco. Sì, mi Quinto. pare sì, quarto. Sai che puzza che ci sarà là dentro? Mamma mia, Non di credo. sangue. No, ma non se lavano poi. Vuoi qualcosa? Madonna, ci sarà tipo un tanfo Che insopportabile lì. facciamo? Iniziate il gioco. Non li fanno lavare. Signore, mi scusi. Cioè, ci stanno i bagni. Perché? Ti ringrazio. Le sta benissimo. È l'ultima moda. Il quarto gioco avrà inizio tra pochi minuti. Avrà Cioè, questi inizio non tra si lavano pochi da tipo minuti. 5 giorni. I giocatori Di più. seguono le... No, te l'ho detto, in bagni ci possono andare però. Ma non credo che gli importi di lavarsi. Cioè, Non credo facciano una doccia lui. io penso che impazzirei perché vorrei andarmene pulita. Che è successo? Tutti i Davanti a traditori. voi avete il destino di coloro che per il proprio tornaconto hanno violato le regole di questo mondo. Si vede che Faremo sono in finte le modo che braccia. simili disgrazie non si ripetano mai più. Dici. E ci scusiamo sinceramente per questa tragedia. Cioè, che ce l'ha spezzata in due? Ma poi vorrei sapere come ce li hanno appesi lì sopra. E sotto è vuoto. Li hanno buttati di sotto dopo averli legati. Lui sta facendo tranquillamente i fatti suoi senza che nessuno lo veda. Porca troia. Proprio a casa sua sta. Sono il frontman. Perché? Sì, c'è stato un piccolo incidente, Non è lui ma il è stato capo. risolto. Non si preoccupi, per quando arriverà Non è lui. Steve avremo No. eliminato ogni traccia del Lui è il problema. game master perché è quello che organizza. Lo faranno vedere da qualche parte. Ma guarda, non è finita dopo la stagione. Cioè, ne hanno fatto un altro. Hai una faccia da schifo. Perché? Il tuo contatto è morto? Maledetta bastarda. A lei. Giocatori, benvenuti al quarto gioco. Trovate una persona insieme alla quale volete giocare. Dimmi che non si Prendetevi mette la col mano di comuni vecchio. affinità. In realtà il Trovate vecchio è una pieno di persona risorse, insieme quindi alla magari quale è volete una buona giocare. accoppiata, però sta Vincerete con un perdendo compagno di colpi. squadra. Beh, è mezzo matto, quindi. Che Sì. cazzo sta chiamando? Non penso che la polizia sia 112 anche in Giappone. 119. Oppure sì, oppure è un numero mondiale. Non credo. Ciao, Papino. Giochi con me? No. Ma perché Sono chiama meglio di Papino quanto tutti? pensi Perché e sono più forte di quasi tutti gli uomini. vogliono tutti lui? E poi E poi io te lo arrivo cinque succhio. condanne per frode. Perché improvvisamente tutti lo vogliono? Non lo so. Se giochi con me, farò tutto quello che mi dirai di fare. A lui glielo succhio. Farei su. Culo comunque. È assillante. Se sei così in gamba, dovresti aspettare che gli altri vengano da Lo so te, che volete giocare tutti con me, solo che non vi buttate. Così non troverai mai un compagno. Comunque lei sarà ridicola, Diciamo ma la quelle due verità. sono noiose. Voi non volete né una donna né un anziano. Certo che no, rischiamo la vita. Siamo quasi morti al tiro alla fune. C'è un motivo. Se Dio ha creato Eva da una costola di Adamo. Che palle Oh mio questo. Dio, Dio ha pure questo destinato agli però. uomini e alle Mi sa che è donne il prossimo che muore. ruoli e compiti differenti. Ma che idiota. Vuoi fare squadra con me? No, vai pure. Voi due. Commettete un grave errore a lasciarmi andare via. Ne faremo una ragione. Sangu, vuoi Ali, giocare? gioca con me. Questi giochi richiedono o una grande forza o intelligenza. Possiamo battere quasi tutti gli altri. Avanti a quello che lo sta di senza un minimo di ritegno. No, 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 non preoccuparti, va Come bene. bambini Sì, voi elementari farete proprio. un'ottima squadra. Io mi cerco un'altra persona. Merda. Facciamo le cose per bene. L'ho detto che sta col vecchio. Oh, nonostante il vecchio abbia trovato più volte la soluzione,
Nessuno lo vuole comunque. E merda. Cioè, se sono vivo fino adesso, ci sarà un motivo, no? Senta, signore, mi dispiace, ma devi metterti questo. Sporco di Ti piscio. guarderanno dall'alto in È il basso suo. se vedranno che non indossi il tuo giacchetto. Realtà non penso che gli freghi niente a nessuno, l'ha già detto. Anzi, per me gli rompono il cazzo Abbiamo se il scelto giacchetto al tuo sbagliato. servizio, capo. Gli ha dato il giacchetto suo? Perché? È il suo, ce l'ha, lui è per coprirsi. Poteva fare il contrario. Preferisci dipendere da questi boomer? Sai che imbarazzo. Io non mi imbarazzo. Devo vincere a tutti i costi. Gioca con me allora. Farò in modo che tu vinca. E cosa Sì. farai? Tutto quello che serve. Ma perché vuoi giocare con me? Tu perché mi hai chiesto di unirmi a voi? Pensavo che fossi l'unica che si sarebbe unita a noi. Ho la stessa sensazione. Che sfiga. Lei è proprio bella. Chi? Lei. Non mi piace. A me un sacco. Ho rifiutato tutti quelli che me l'hanno chiesto per giocare con te. Sì, eh. Sento che saremo una grande Sì, eh. squadra. Senti, l'imbroglione è stato giustiziato. Quindi ne restano 39. Formate tutte le coppie. Uno resterà da solo. E poi che succederà? Tu che dici? Verrà subito eliminato. E credo che sarà quell'anziano. No. Ah, questo è il meme della solitudine, l'hai mai visto? No. Il meme è quello là che mettono per tipo Non i la fai momenti troppo lunga. sconfortanti. Ma c'ha tanto di fregatura. Non so perché me lo sentivo. Sì. Moriamo insieme, Signore, fratello. vuole giocare con me? State No. commettendo un gravissimo No, errore! vabbè, no, vabbè. Pensate di poter vincere senza di me? Sì. A Seul avevo tutto in pugno, da Danduchon fino a Gangnam! E se dovete giocare a ganghio agli elastici, io sono bravissima! Forza, Papino, gioca con me! Gli uomini non ci sanno Diavolo! giocare! Papino! Lasciami! Vieni, stai con me! Ma sono Ti ammetti sposati, ma con voi. il cazzo di andare a Mi fanculo! lasciano! Noi ragazze dobbiamo restare unite! Lasciano! Sono brava anche con le donne! Sarò bravissima! Sarò bravissima! Non fidarti di quel Ah, testa di cazzo, ok, è uno certo. stordo! Ti abbandonerà di sicuro da un momento all'altro! Sì. Lui era in combutta con quel Va medico bene. morto! Non lo sapevi? Dimmi se mi sbaglio, stronzo! Era alleato con loro! Merita di Ehi, ehi. essere Ma la volta che ucciso! la Merita mena. di essere! Può darsi che Perché sia uno hanno di quei lasciato giochi in cui tutto? serve uno che Dov'è fa il mio tipo da compagno? fuga. Chi l'ha portato via? Dov'è il mio compagno Che ha detto? bastardi? Potrebbe essere uno di quei giochi in cui c'è Dov'è uno che deve fare tipo, deve scappare, gli altri lo devono trovare. E in quel caso userebbero lei, penso. il mio compagno? È una stronza tremenda. Finalmente non rivedrò più la sua faccia di merda. Che stava dicendo prima? Su di te, il dottore. Lascia stare. Era disperata e ha detto quello che le è venuto in mente. Non essere nervoso. Noi due insieme vinceremo di sicuro. Ora che sono insieme a lei, Cosa se penso che potremo perdono? riuscirci. Sì, vinciamo e usciamo da qui. Prendiamo i soldi e torniamo dalle nostre Ma famiglie. se sono scemi, D'accordo? uno può vincere, Sì, infatti uno. non l'ha capito nessuno sta cosa. Abitavo in un quartiere come questo. Anche Ah, io. Madonna. Vivevo in un vicolo proprio come questo Ah, sì? ragazzino. Oddio. Sì, l'hanno fatto uguale. Ciascun giocatore dovrà prendere un sacchetto. Signore, penso che giocheremo a biglie. Da Giocate, cosa l'hai vero? capito? Ma naturalmente, quando ero bambino giocavo a biglie molto spesso. Ero anche bravissimo. Mi guarda, Te questo era bravo pareva? in tutti i Anche io giochi. non sono male. Che grande sollievo. Temevo che ci volesse la forza. Bene, Rilancia la biglia dall'altra dobbiamo parte del fare pianeta. un patto e diventare gambo. Gambu? È l'amico del quartiere con cui condividi le biglie, i dacci, mio o tuo, non ha importanza. Con lui condividi Ah, tutto. quel gambo, ora ricordo, nel mio quartiere ne avevo uno, era il mio Quel migliore gambo. amico. Esatto, quel gambo.
Sì, signore, sì. Anzi, mio Gambu, ora prendiamoci tutte le biglie di questo quartiere. Userete le vostre 10 biglie per gareggiare con il vostro compagno. Il giocatore che conquisterà tutte le biglie del compagno avrà vinto. Non ci credo. Che gioco infame. No! No! Tesoro. Che gioco infame. Beh, siete teste di cazzo. Così vi schifate l'uno con l'altro. Tutti quanti poi sono scelti quelli di cui si fidavano, magari. Che no. Bella. Questo non ha sentito un cazzo. Ah, capito un cazzo. No, la coppia sposata. Ma quella è la più brutta, credo. A meno che non avevano già pianificato di sacrificarsi uno per l'altro. Quindi allora ha senso. Sì, ma tanto entrambi avranno detto mi sacrifico io, quindi. Sì, ma almeno muoiono in modo più pulito. Rispetto al tiro della fune. Giochiamo. Prima o poi le amicizie si devono infrangere, no? Uno di noi dovrà morire. Allora preferisci che non giochiamo e moriamo insieme? Oppure magari pensi di morire al posto mio? Tu non ci hai mai giocato, vero? Ma cazzi tuoi. Questa è la più grande tragedia dalla guerra di Corea. Allora che cosa giochiamo? Sei così fredda. Fredda come il ghiaccio. Non è che sei una spia della Corea del Nord? Basta con le stronzate. E dimmi a cosa giochiamo. A biglie. Hanno detto che possiamo inventarci le nostre regole. Ah. Ci penserò un po' su. Ci sono sempre 30 minuti, eh? Deve essere qui. Qui, da qualche parte. Adesso dobbiamo giocare con le biglie. È molto strano. È sicuramente... questo vicolo. Non ha capito che non è a casa sua. È finita la mia casa. Aspetta. Madonna. Ma proprio moglie non abbia l'attacco. Immagini il padre di lui. Devi solamente indovinare se il numero di biglie che ho nel pugno è pari o dispari. Ma che vuol dire? Dispari come 1, 3, 5. Ma fanno un solo tiro. Oh porca. Di quella. Quante ne ho puntate? Cazzo, avrei dovuto puntarne di più. Ridi, ridi. Io ne è rimasta una. Smettila di ridere, idiota. Accidenti, si può sapere perché mi insulti? Pensi davvero che sia il tuo servo solo perché ti chiamo capo? Vuoi che ti ammazzi, figlio di puttana? Oh, vuoi uccidermi? Come? Non puoi ricorrere alla violenza, imbecille del cazzo. Signore, adesso dobbiamo proprio giocare con queste biglie. Con le biglie. Madonna, questo è partito. Che fanno tutti quanti. Vuoi vedere che, oh? Noi dobbiamo giocare. Se non giochi non perdi perché nessuno ha perso. Non sono. No, non ha mai funzionato così in questo gioco. E se due rimangono in vita insieme. Signore, torni qui. Potremmo... finire il gioco in un'unica prova. Queste due non ce le vedo a morire. In una volta sola. Non ci vedo a morire neanche la coppia di sposati, sinceramente. Invece quella sarà proprio quella che morirà. Finché non scadrà il tempo. Sì. Che cazzo stanno a giocare quelli? Ci sono molti modi di giocare con le biglie. A che giochiamo? Perché hai tutta questa fretta? Muori dalla voglia di farmi fuori? Abbiamo ancora tempo. Facciamolo all'ultimo minuto. E che cosa vuoi fare fino ad allora? Parliamo. Una di noi morirà in ogni caso. Qualsiasi cosa ci diremo, non c'è possibilità di un incontro imbarazzante. Non credi? Qui non ci vuole cervello. Ci vuole botta di culo? Non voglio fare questo con lei. Signore... voglio giocare con un'altra persona. Non dire sciocchezze e prendi le biglie. Quel vecchio ha la demenza senile. La sua testa non funziona. Si sta praticamente ritirando. Non è in condizioni di fare questo gioco. Facciamolo solo una volta. Le biglie sono... ci divertiremo tanto. No. Io voglio andare a casa. Accidenti! Lo prego, può cercare di riprendersi. Se continuiamo così, moriremo tutti e due! A lei può non interessare, visto che ha un tumore al cervello, ma io devo uscire vivo da questo maledetto posto! Devo restare vivo e andarmene da qui! Smettila di urlare.
Va bene, gioco insieme a te. 12, 13, 14, 15. Va bene. Merda, cambiamo gioco. E perché? Vado alla grande. Non voglio. Voi avete detto che siamo tutti uguali. Io voglio fare un gioco diverso. Richiesta accettata. No. Oh merda. Allora, puntare tutte. Non voglio. Ha finito? Vabbè. Dai, yeah. Sei un bastardo. Sì. Yeah. Stai barando, vero? Sangu... Di che parla? Com'è possibile che vinca solo tu? La situazione è assurda, non ha nessun senso. No, io non ho fatto niente di male. Struzzo, mi hai ingannato. Hai fatto l'ingenuo fin dall'inizio. Hai detto che non ci hai mai giocato. Che cosa hai fatto? Dimmelo! È la fortuna del principiante. E poi c'è da dire che lui non è mai stato fortunato al gioco. Pensavo si vivesse meglio qui. E quindi? Con l'azzardo non è mai stato bravo. Si vive meglio. Se tu esaltate, non sono noiosi. Sì, veramente. Ma che fai parlare lei? Tanto sei te quella che crepi. Attraversava il fiume ed è affogato. Eh? Invece... Fanno parlare lei quando è lei quella che crepa. Mia madre è stata arrestata dalla sicurezza. Se crepa qualcuno. A casa. Hai capito? Il padre è stato ammazzato mentre passava lungo il fiume. Dov'è ora tuo fratello? In un orfanotrofio. Io bottare culo che c'ha osso. Dispari, pari. Dispari, pari. Sì. Allora ho vinto. Quante ne ha puntate? Un pochino. Sì, Aie. Non sto neanche capendo perché stanno giocando. Mi se la ride. Dobbiamo tirare le biglie attorno finché una biglia non finisce in quella buca laggiù. Quindi vuoi fare un tentativo disperato? Che c'è? Hai paura? Cazzo, non ho paura, figurati. Cazzo, fratello, non ho paura. Me lo sto facendo proprio con i pantaloni. A infilare le buche. A te sta bene? Ci deve fare il pirla questo. Che deve morire dopo aver fatto l'idiota? Se te ne vai da qui con quel denaro, che cosa ci fai? Mi compro una casa per me e mio fratello e poi porto qui mia madre dal nord. Ehi, con 40 miliardi di won puoi fare molto di più. C'è un posto dove vuoi andare? L'isola di Jeju. L'isola di Jeju. Non sembrava Corea, era così esotica. Fallo un sorriso. Dovresti cercare di sognare più in grande. Quando usciamo da qui, dovrò insegnarti come se la spassa la gente in uno. Stanno per morire ora. Quando usciamo da qui. Ah. Giusto, non possiamo uscire tutte e due. Non possiamo neanche superare il gioco tutte e due. Se muoio in questo posto, morirà anche tutta la mia famiglia. Sangu, mi perdoni. Oh, mi dispiace. Ma anche io ho una famiglia. Ali, ascolta. Se tu mi dai una mano, c'è un modo per uscirne vivi tutti e due. Sei arrivato fin qui solo grazie a me. Ti ho regalato il biglietto dell'autobus. La mia strategia ti ha salvato nel tiro alla fuga. Non si fa. Di notte abbiamo fatto insieme la guardia. E prima di iniziare il gioco ci siamo promessi di uscire da qui insieme. Ma che cazzo di problemi hanno? Ti prego, fidati di me e aiutami. È un truffatore, non ti fidare. E qual è il suo piano? Tu perdi. E poi io convinco lui a non spararti. Oh, invece forse è pari, no? Tacci due. Si sbrighi, si decida. Dispari. Ma fa così, glielo dice. Dispari. E che cazzo. Ho vinto. Ancora una volta. Se pareva. Quante ne ho puntate? 70. 5. Figa, ne rimane una. Cazzo. Che vuoi? Me ne rimane una. Me ne è rimasta una. Me ne è rimasta una. Ci ha preso ad ammazzarlo quello. Sì!
saranno squadre senza vincitori. E che gli faranno? Li elimineranno tutti. Non ha senso, devono scegliere un vincitore, giusto? Io sono sicuro che poi ci faranno giocare a squadre. Potremmo giocare a squadre come avevamo pianificato fin dall'inizio. Non è detto, perché deve rischiare sto poraccio? Guarda, non so come dirtelo. Lo stesso anche a me. Avevi mai visto? L'ho detto che non vogliono se non. Quando ero bambina è scoppiata un'epidemia. Tutti i giorni morivano. Succedono tutti a lei comunque. Fu allora che mia nonna, mio nonno e il mio fratello maggiore furono bruciati. Senti, lo devo dire, le tue storie sono troppo cupe. Mai visto dei morti? Sì, qua dentro. Ho detto prima di qua. Un giorno sono tornata da scuola. Mio Dio. E l'ho trovata sul pavimento, senza vita. Bello. E vicino a lei c'era il mio cosiddetto padre con un coltello in mano. Il secondo morto che ho visto. Mio padre. È stato mio padre. E quella vicino a lui con un coltello. Ero io. Mio padre era un pastore. Ma, mamma mia. Ogni volta che picchiava mia madre e mi faceva cose impensabili, non faceva altro che pregare perché i nostri peccati fossero perdonati. Però non ha pregato quando ha ucciso mia madre. Sapeva che non poteva essere perdonato. Pari! No, no, aspetti. Un momento. Dispari. Dispari. No, ma che cazzo però? Che cosa hai detto? Pari? Pari, ovviamente. Ho detto pari. Allora ho perso. Oh, non ci sono così male. Il sacchetto. È pericoloso portarlo in questo modo. Negli ultimi istanti perderanno tutti il controllo. Chissà che cosa potrà accadere. Se lo perdessi saremmo spacciati, lo sai, no? Te lo sistemo io in modo più sicuro. Non esageriamo adesso, con la fiducia. Te va benissimo tutto dire. Cosa farai, oh, se uscirai ho vinto. I soldi. Le biglie sono mie. Che fortuna. Davanti alla prigione. Basta, ste due. Io pensavo che fosse un creditore di mio padre, ma mi ha dato il suo biglietto. Quello strano. Sono venuta perché non sapevo dove altro andare. Andiamo a Jeju insieme? Scusa. Ma ridagli o questo usciamo insieme? A vedere rotto il cazzo! Tutta sta cosa e poi non muore nessuna delle due. Lui muore. Sicuro. O magari perdono entrambi l'ultima biglia e muoiono entrambi. Immagino. Sfigato. Pensavo che sarebbe entrata. Tu non ne hai più. Dobbiamo ricominciare. Invece... ne resta. Guarda se gli butta dentro la sua. Secondo me sì. È stato bello finché è durato. Però forse le biglie sono pari, non si vede di chi è cosa. Non so che non entro. Sì, eh. Sì, eh. Dai, cioè, morire così è proprio da... Sì, uccidimi perché non merito di vivere dopo una cosa del genere. È andata dentro! Quella è la mia biglia! È stato bello finché è durato, stronzo! Maledizione! Giuro. Siete tutti dei malati! È sufficiente anche meno. Allora? Non ti sembra più sicuro così? Sempre sì. Uguale, sempre lì, lo vedo, ci no? Ci rivediamo qui quando il timer segnerà 3 minuti. Cazzo. Poi ti dirò il mio piano. Io boh. Ha perso solo tempo. Dì. E ha sudato come non so cosa. E tutti e due? Abbiamo 3 piglie. Sì, va bene, ma... che cosa ha detto prima? No, sta imbrogliando. Ah? Bella domanda. Prima ha detto pari. Ho detto... No, no. Ci rimane così male quando perde.
Perché non voglio? Vuol dire che ho perso di nuovo. No. Dov'è la coppia? Coppia giovane. Tre. L'ho mancata, non ci credo. Anziani. Due. Non ci credo. Perché gli ha messo a lui delle pietre? No! Che figlio di Androcchia! Gli ha messo tipo delle pietre! Ho fatto a non vederlo! Tocca a lei adesso. Eh? Ah, sì. L'ha visto pure mentre lo faceva. Quando suonano sti 30 minuti? Disperi. Ah. Ma ti prego, Riccardo, non che voglio. Oggi, il 24 di questo mese, è il compleanno di mio figlio. Dovevo comprargli un robot giocattolo per il compleanno. Ma l'anno scorso mi sono completamente dimenticato e non gli ho comprato niente. E questa volta devo prendergli qualcosa. Ah, giusto. Che cosa hai detto? Dispari. Ah? Ti prego. Ho 20 biglie. La regola che avete dato è: qualunque sia il gioco, devo conquistare le biglie del mio compagno senza usare la violenza. Vi restano 3 minuti. Mi vuole venire il dubbio? E ora è 0 biglie. Sebio. Cosa? Il mio nome. Sebio. Che bello. E il tuo? Ji-Yong. E il cognome? Non ce l'ho, davvero. Sebio, il cognome non ce l'ho. Puoi iniziare tu. Ce l'ho. Il tuo numero è più basso. Ho finito le biglie. No, ti prego, Ricky. E ora che faccio? Me ne dai una delle tue? Vorrei giocare ancora un po'. Non è che potresti prestarmi almeno una biglia? Mi dispiace. Ricky. Ma guarda. Ce n'ho una. In realtà me ne resta ancora una. Tu cazzo l'hai presa? Porca troia. Ne ho ancora una. E tiro vino. Una figlia. 4, 6, 8, 19. Signore, aspetti. Vabbè. Ok. Aspetti. Sì, ci mettono 3 giorni che finisco il gioco. Con una sola biglia vengo a giocare. No. Cazzo fai? Ma che cosa fai? Ho perso. Che cosa pensi di fare in questo modo? La biglia mi è scivolata. Intendevi questo? Come assicurerò che tu vinca? Perché poi? Pensavi forse che ti sarei stata grata? Tira di nuovo. Anche se lo facessi non vincerei. Almeno lasciami perdere con stile. Smettila di fare la superiore e lancia di nuovo la biglia! Io non ho niente. Tu una ragione per vivere ce l'hai. E visto che me l'hai chiesto, ho pensato a cosa farei una volta uscita da qui. Ma per quanto mi sforzi, non mi viene niente. Fai in modo di uscire viva da qui. Va da tua madre. Riprenditi tuo fratello. E andate sull'isola di Jeju. Sangu! E Sangu? Dove sei? Sangu! Quello che l'ha truffato. Sangu! Non dici così. Ho controllato tutti! Sangu! Quanto è stupido. Sangu! No, ti prego, Ricky. Che cazzo ha fatto a non accorgersene? Non ho idea. Rubale a qualcuno, ti prego, rubale il biglietto a qualcuno. No! Giocatore
Grazie mille. Ma dopo sta finale te la daranno con la coppia, tanto. Oddio, so. È questa casa. Le guardie proprio inutili comunque. Per tanti anni con mia moglie. Non hanno un cazzo di senso, ma vuoi darmi un aiuto? Cosa faccio in questo caso? E c'era anche un piccolo stagno nel giardino davanti alla casa. Signore, le è rimasta una biglia. Deve giocare ancora a quel gioco. Quando tornavo dal lavoro, il mio figliolo si divertiva così tanto con tutti i suoi amici da non rendersi conto che era tornato. Signore, lei si deve riprendere! Si deve riprendere! Deve darmi ascolto! Io mi nascondevo dietro quel palo del telefono e di nascosto lo guardavo giocare con i suoi amici. La prego, si riprenda! Per favore, per favore! Perché non giochiamo ancora? E puntiamo tutto. Yeah. Cosa? Non vale, dove è la sua biglia? Ma che cosa intende dire? Dovrei puntare tutto per quell'unica biglia. Ma che sciocchezza è questa? Ma che sciocchezza? Madonna, che gliele fa tutte. Invece? Cazzo di pazzo. Secondo te, ingannarmi? No. E prendermi tutte le biglie? Avrebbe senso. Sapeva. No. Prendilo. Noi siamo Gambu, giusto? E tra due Gambu, mio o tuo, non ha importanza. Ti ringrazio. Grazie al tuo aiuto. Mi sono divertito. Tranquillo, tutto andrà per il meglio. Lo sai? Adesso mi ricordo il mio nome. Io mi chiamo Il-Nam. Oh, Il-Nam. No. Non pensavo sarebbe morto lui. Non so manco perché è venuto qua dentro il vecchio. Secondo me la pensione che la potevano dare. Scusa, la coppia? Diciamo che la parte che mi ha sconvolto di più è quella là del truffatore che l'ha ingannato così malamente. Non lo so, mi sono rimasta male. Non me l'aspettavo quella. Sì, volevo vedere la coppia sposata, sì. Come aveva fatto. Secondo me faranno vedere tipo nella prossima puntata uno dei due che è rimasto solo e tu capirai cosa è successo tipo. Anche perché ce li hanno fatti vedere all'inizio, non ha senso se no. Vabbè, grazie di essere stati con noi, il video di oggi finisce qui e vi aspettiamo per la prossima puntata. Per chi stai piangendo? Il vecchietto. Il vecchietto.